Cucciolo. Di cinema, il Giappone alle soglie della seconda guerra mondiale, nell'ultimo film di animazione del grande maestro Miyazaki, Si alza il vento, il titolo, nelle sale dal 13 al 16 settembre. Luciana Parisi. Si alza il vento, dobbiamo provare a vivere, scriveva Paul Valéry. Ed è a questo verso del poeta francese che il maestro Miyazaki si è ispirato per il suo nuovo film di animazione. Si alza il vento racconta di un ingegnere aeronautico giapponese realmente esistito, Jiro Horikoshi, che negli anni 30 progettò l'aereo da combattimento Zero, proprio quello impiegato nell'attacco nipponico a Pearl Harbor. Quello di volersi librare nel cielo è il sogno dell'umanità, ma è anche un sogno maledetto. Gli aeroplani portano il peso del destino di divenire strumenti di massacro e distruzione. Miyazaki ci lascia immaginare cos'era il Giappone preindustriale. Prati verdissimi, cieli tersi, il mare e i fiumi di un azzurro pieno di luce. Disegna una storia d'amore, quella del protagonista per Naoko, una ragazza orfana, dopo il terremoto devastante del 26. Ci racconta il cuore puro di un ragazzo, Jiro, dedito al suo lavoro, che persegue tenacemente un sogno. Ma i sogni contengono la follia, una goccia di veleno distillata nella pozione mortale del nazionalismo che spingerà il paese a combattere fino all'autodistruzione. Anche il protagonista sarà sconfitto, la sua carriera di progettista talentuoso si interrompe. Chi si accosta alla bellezza ha un prezzo da pagare.